Professore 5, lei si è battuto tantissimo in passato per salvare il sentiero degli dèi, addirittura da una cementificazione. Qual era l'idea? L'idea di chi appunto tentava l'intervento era quella di renderlo rotabile, ricoprendolo di cemento e magari asfalto fino a Colle della Serra e forse anche fino a Positano. Si riuscì a fermare la cosa quando avevano fatto solo un piccolo tratto di cemento. Qui sui Monti Lattari, ad Agerola, circa 800 metri sul livello del mare, lasciando la strada asfaltata, si incontra uno dei punti più panoramici della costiera sorrentina, perché qui siamo a cavallo fra le costiere sorrentina e amalfitana e incontriamo Natalino Russo, naturalista, che è uno dei tanti escursionisti che battono questi sentieri. Da qui parte il Sentiero degli Dèi, ma dove siamo? Noi siamo in località Paipo, sopra il paesino di Agerola, e questo è uno dei posti più facilmente raggiungibili e più panoramici di questa costiera. Infatti lo sguardo da qui si può spingere fino a Capri, fino ai Faraglioni, si Quindi solo vede Otto tutta la Ligalli. costiera, Isolotto Ligalli, Vetara, Isca. Agerola non è solo Sentiero degli Dèi, ci sono tanti altri percorsi. Proviamo a farne qualcuno. Sì, proviamo a farne qualcuno infilandoci nei portoni, entrando nei palazzi, incontrando persone e cercando di scoprire delle storie meno note. Qui siamo nel cuore della storia, della cucina di Palazzo Acampora di Agerola. Sì, questa è la cucina storica di questo palazzo meraviglioso dove per quasi 3 secoli è vissuta la famiglia degli Acampora di Corfù. Questa famiglia ha una storia particolare, vogliamo scoprirla? Sì, direi andiamo a vedere anche gli appartamenti storici. Andiamo. Ma perché gli Acampora scelgono Agerola? Gli Acampora di Corfù scelgono Agerola per la sua posizione privilegiata, per il clima, per la bellezza di questo posto e per la sua ricchezza. Nel XVIII secolo si fecero costruire questo bel palazzo a pochi metri dalla chiesa di San Matteo, che si trova nell'attuale piazza Capasso, nella frazione di Bomerano. Credo che le persone sono quelle che rendono il posto speciale, sono le persone che fanno un posto. Se vuoi, la stessa Gerola è speciale per le persone che la abitano, l'amano, la promuovono e anche la condividono, ecco, la aprono, la fanno accogliente per chi viene da un altro posto. Tu venivi dal resto del mondo, hai girato tantissimo, perché tornare proprio qui? È una dimensione ideale. La storia di Mary 5 potrebbe essere la storia di tanti che da Gerola sono partiti e poi, dopo aver tanto girato ed appreso nel mondo, sono tornati nella loro città di origine. E qui c'è la tomba del generale Avitabile. Lui, nato nel 1791, fu borbonico, poi murattiano, poi rocambolescamente nuovamente borbonico e poi finì addirittura a distruggere gli artiglieri dello Scià di Persia, divenne governatore di Peshawar. Lui rappresenta un po' l'anello di congiunzione di questi due mondi, no? Agerola che si trova a cavallo tra le due costiere, ma è anche un ponte gettato sul mondo, un luogo di grandi viaggiatori, un luogo di persone che qui hanno portato il mondo intero.